che oggi siamo nel 2024. Chi non si rende conto che in questo mondo si viaggia in aereo, bene vada a fare l'eremita. L'aereo è il mezzo con il quale comunemente questo mondo diventa sempre più globale e ci si sposta sia per motivi turistici, sia per cultura, sia per le relazioni sempre più strette che ci sono fra le imprese. E quindi gli aerei devono esserci. È evidente che in Toscana, che è una regione vitale, una regione guida in Italia, perché la nostra è una regione che da un punto di vista del prodotto interno lordo, della qualità e competitività delle imprese, del sistema economico nel suo complesso, una regione che traina, è evidente che lo spostamento diventa naturale e necessario. E la Toscana, se voi pensate, già uno studio dell'IRPET di 20 anni fa ci diceva che avrebbe avuto bisogno per una domanda aerea compatibile con quello che sono i volumi, i flussi delle nostre necessità di 29 milioni di passeggeri che anda rianda in decollo e in atterraggio arrivassero negli aeroporti toscani. Noi come aeroporti ne abbiamo due, Pisa e Firenze. A Pisa si va verso il superamento dei 5 milioni, a Firenze verso il superamento dei 3 milioni di passeggeri l'anno. Se voi li sommate sono 8 milioni, ben lontano da quello che è una domanda potenziale che la Toscana potrebbe esprimere per 29 milioni. Io non dico di costruire aeroporti per raccogliere questa domanda, ma almeno quel di rendere più funzionali e adeguati l'aeroporto di Pisa e di Firenze è una necessità, altrimenti, lo dico a chi ancora alimenta i campanilismi, si prende si va a prendere l'aereo a Bologna.